Buongiorno e benvenuti al podcast dello Studio Gaudenzi. 3 minuti per riflettere su come lavorare meglio, imparare più in fretta, trarre vantaggio dal cambiamento ed essere informati sulle novità fiscali che è utile conoscere. Io sono Giuliano Gaudenzi e questo è Audio Idee per l'impresa. Probabilmente ognuno di noi ne è già consapevole, ma sono sicuro che un piccolo stimolo ogni tanto ci aiuti a far meglio. Mi riferisco all'abitudine, al regime alimentare corretto e al fatto che ci si sente doppiamente bene quando siamo ligi all'impegno. Mi è capitato di leggere recentemente un interessante parallelo fra l'attenzione che dedichiamo al comportamento alimentare, cui riconosciamo indubbia utilità, e la scarsa attenzione che sfortunatamente ci contraddistingue nella scelta dei canali di informazione. Nessuno prenderebbe un dépliant di McDonald's per preparare il suo sano programma alimentare, ma capita a tutti di passare in TV per un talk show creato soltanto per fare audience, negativo e spesso falso sotto ogni aspetto, oppure di leggere articoli non documentati o interviste a persone che non avrebbero titolo per parlare. Ecco qua il suggerimento. Per le fonti di informazione usiamo lo stesso criterio e la stessa attenzione che poniamo nella scelta degli alimenti, cibo per il corpo e cibo per la mente. Come sempre, al secondo punto mettiamo l'organizzazione e continuiamo il discorso già iniziato sulle linee guida. Abbiamo detto che le linee guida sono semplici elenchi di compiti da eseguire in ordine. E davvero non sembra poi tutta questa gran cosa. Il fatto è che, come prima cosa, devono essere fatte bene. Occorre pazienza e riflessione, motivazione, buona volontà. Insomma, bisogna crederci. E poi c'è anche un'altra cosa. Una volta fatte, non sono inossidabili, non sono eterne, tutt'altro. Necessitano di continua manutenzione, devono essere sempre aggiornate. E a questo punto arriva una buona notizia. Le linee guida estraggono creatività. Mentre si costruiscono e quando si aggiornano ci fanno pensare, anche nostro malgrado, ai compiti che stiamo organizzando. Già questo ci porta ad esaminare il processo, ad una verifica dei passaggi, ad eliminarne uno magari, o forse ad aggiungerne un altro, per ottenere un risparmio di tempo nelle fasi successive. Se cominciamo a crederci, perfezioneremo la tecnica e infine i risultati non mancheranno. Terzo argomento di oggi, l'area di conforto. Abbiamo già detto che preferiamo continuare a vedere le cose come le abbiamo sempre viste, a non cambiare le abitudini che finora ci hanno accompagnato, tutto vero. Ma se vogliamo dare una svolta, se pensiamo che il mondo intorno a noi cambia continuamente, troveremo evidente la necessità di adeguarci, di considerare ogni nostro comportamento, perfino ogni nostra decisione legata al momento in cui fu presa e non necessariamente la migliore in ogni momento. È probabile che oggi le condizioni del contesto siano diverse e che nella stessa situazione ci dobbiamo comportare diversamente. Dovremmo forse prendere un'altra direzione, non dare per scontato il buon esito del passato. Al quarto punto troviamo la perla di saggezza, che questa volta ci viene da Winston Churchill, e recita così: non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare. Insieme alla citazione di Churchill, ho pensato di inserire il paradosso di John Maynard Keynes che troviamo nella Teoria Generale, uno dei suoi massimi scritti. E recita così: se il tesoro
si mettesse a riempire di biglietti di banca vecchie bottiglie e le sotterrasse a una profondità adatta in miniere di carbone abbandonate, e se queste fossero poi riempite fino alla superficie con i rifiuti della città, si lasciasse poi all'iniziativa privata di scavar fuori di nuovo i biglietti, non dovrebbe più esserci disoccupazione. E tenendo conto degli effetti secondari, il reddito reale e anche la ricchezza capitale della società diventerebbero probabilmente assai maggiori. Effettivamente sarebbe più sensato costruire case o simili, ma se per far ciò si incontrassero difficoltà politiche o pratiche, quanto sopra sarebbe comunque meglio di niente. Al di là dell'eleganza formale, che ne esalta la resa, è lo spirito del paradosso che dobbiamo recepire. Per far uscire l'economia da una fase congiunturale, non è importante come il denaro pubblico venga speso, purché sia comunque speso. Per chi mette in dubbio l'utilità degli aiuti alle imprese, alle famiglie, per le ristrutturazioni, questa è davvero una buona lettura. Ed eccoci arrivati alle ultime novità. Se ne è parlato a lungo e alla fine il decreto aiuti è stato presentato e sembra piuttosto cospicuo, almeno il doppio di quanto era stato preannunciato, ben 14 miliardi. Spazia dalla proroga del taglio delle accise sui carburanti e dell'IVA per il gas naturale alle misure a sostegno di famiglie e imprese, indennizzi alle PMI, piccole e medie imprese, con rapporti con l'Ucraina, che abbiano avuto incrementi di costi per materie prime e calo del fatturato. Nuove garanzie statali per i prestiti ad imprese coinvolte con la crisi ucraina e un bonus una tantum da 200 euro antinflazione per lavoratori e pensionati al di sotto dei 35.000 euro di reddito. È stato confermato inoltre il provvedimento che obbliga i soggetti nei regimi dei minimi e del forfè agli adempimenti della fattura elettronica a partire dal 1 luglio 2022 se il fatturato supera i 25.000 euro, oppure a partire dal 1 gennaio 2023 se è al di sotto. Per il problema del superbonus 110% delle villette si è rimandata al 30 settembre dal 30 giugno la scadenza per aver effettuato almeno il 30% dei lavori previsti e si è tentato di rimediare allo stallo delle banche per la cessione dei crediti, ma a parere di molti il governo dovrà tornarci sopra. Grazie per aver ascoltato Audio Idee per l'impresa. Il podcast che ti aiuta a lavorare meglio. Musica di sottofondo Kevin MacLeod, Nothing Broken, CC BY 3.0. Ciao e arrivederci al prossimo podcast.